Concludiamo la mattina e anche l'evento. Chiamiamo sul palco Matteo Pavesi che ci parla di oro e non oro, ma roba che luccica lo stesso. Grazie Matteo. Grazie. Ciao a tutti, sono Matteo, sono un copywriter, sono di Piacenza. Mi hanno dato questo onore di chiudere l'evento. Spero di non tediarvi troppo perché comunque la fame è una brutta bestia e siamo nell'orario giusto. Vorrei però un po' di partecipazione da parte vostra, quindi vi proporrò un po' di sondaggio ogni tanto, rapidi per alzata di mano. Partecipo anch'io, proviamo. Chi pensa che questo talk sarà magnifico? Grande, grazie per la fiducia. Chi ha appena mentito? Chi odia già questi sondaggi? Allora, la premessa a questo talk è che io sono un invasato di sport. Mi piace tantissimo lo sport. Mi piace praticarlo a livello completamente amatoriale, con scarsi risultati comunque. E mi piace guardarlo, osservarlo. Mi piace guardare la gara, mi piace guardare la competizione, mi piace guardare i gesti degli atleti e delle atlete. Mi piace ancora di più cercare le storie di questi atleti, cioè da dove arrivano, che cosa li ha portati lì, qual è il bagaglio che si portano. E quest'anno ci sono state le Olimpiadi, che per uno come me sono un evento meraviglioso. In più quest'anno Parigi, stesso fuso orario, quindi io guardavo Olimpiadi dalle 9 del mattino alle 11 di sera, per la gioia di mia moglie, che ringrazio, grazie. La cosa bella È che io lavoravo e in un angolo dello schermo tenevo Rai Play. L'Italia sta vincendo, grazie. In questo modo. Io sono uno che agli Olimpiadi guarda tutto, guardo anche il badminton. Chi non ha idea di che cosa sia il badminton? Perfetto, il badminton è lo sport di Lady Cocca. Chi conosce Lady Cocca? Perfetto, ok? In italiano è il volano, ok? Racchettina, volano, ok? Guardo anche quella roba lì, è un problema mio, stiamo cercando la cura, vabbè. Quindi, guardando le Olimpiadi, ho detto, vabbè, guarda te quante cose ci sono e possono esserci in comune tra la vita di un atleta e la vita di un freelance. E quindi ho provato a raccogliere qualcuna di queste cose e portarvele per provare a stimolare la riflessione. Possono essere cose che a volte sono banali, a volte possono essere scontate, ma credo che dircelo ogni tanto faccia bene. Il primo stimolo l'ho avuto ascoltando le interviste ai nuotatori in zona mista. La zona mista è quell'angolino vicino alla piscina dove ci sono tutti gli inviati di tutte le TV del mondo che fermano i loro atleti e gli chiedono dei commenti a caldo sulla gara appena svolta. Quindi questi escono dalla piscina, sono bagnati, hanno il fiatone, hanno due pettorali che sono grossi come la Lombardia e già qualcuno gli rompe le palle, fondamentalmente. Che finché è una gara di qualifica, vabbè, ti dico la mia, ma se hai appena gareggiato in finale è un altro discorso. Infatti, una delle interviste che ha fatto più scalpore è stata l'intervista a Benedetta Pilato, nuotatrice italiana, che è arrivata quarta nella sua finale, quindi ha perso la medaglia di bronzo per un centesimo di secondo, un nulla. Questa è arrivata in zona mista, si è presentata felice come una Pasqua e ha detto: è il giorno più bello della mia vita. E io l'ho vista in diretta, nell'angolino dello schermo, e ho detto: però, bello che dica una cosa del genere. Effettivamente sei all'Olimpiade, sei arrivata quarta, sei la quarta più brava del mondo nella tua specialità e hai 19 anni. Io a 19 anni pettinavo le bambole, asciugavo gli scogli, queste cose. E invece non è così scontato. Qualcuno non era d'accordo con la gioia di Benedetta. Una ex atleta ha detto che Benedetta, per dire una cosa del genere, non era in sé, era sovraeccitata, non teneva abbastanza alla gara, che alle Olimpiadi si va per vincere, non per partecipare. E questa cosa riguarda anche noi. Esempio, inizi a vendere un tuo nuovo servizio, un nuovo prodotto.
vendi per 99. E a quel punto io penso abbiamo due opportunità. La prima è, cioè, due strade. La prima è vederla in modo negativo e concentrarsi su quell'uno che è mancato. E da lì, sindrome dell'impostore, non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza figo, non ci arrivo abbastanza. Questa mandria di bufali ti travolge e tu fai la fine di Mufasa. Okay? Chi ha ancora il trauma della morte di Mufasa? Benissimo. Perfetto. La seconda possibilità che abbiamo, invece, è sì dire ci rimango male, peccato, è mancato un soffio, ma invece guardare quei 99, ok? E quindi dire, però, sono stato bravo, me lo sono guadagnato, ho lavorato per ottenere quel risultato e quel risultato io me lo merito, me lo sono meritato. Posso essere felice per quel risultato che ho ottenuto. E quindi se tu, se io, noi, riusciamo a fare questa riflessione diversa, allora sì, possiamo uscire dalla nostra piscina, essere contenti di quello che abbiamo fatto e magari fare un applauso anche ai nostri avversari, perché se quella gara tu l'hai persa contro qualcun altro, non vuol dire necessariamente che tu non sei stato bravo. Vuol dire che magari questa volta qualcuno è stato più bravo di te e la prossima volta quello più bravo probabilmente sarai tu. E, anche perché poi la querelle è andata avanti, quindi le persone si sono schierate con la felicità di Benedetta. La suddetta ex atleta ha detto, vabbè, mi scuso, però il buonismo non fa per me. Benedetta le ha risposto, tu non sei mia mamma, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, poi l'abbiamo chiusa. Quindi riconosciamoci la felicità, diamoci il diritto di essere contenti di quello che otteniamo. Io mi sono fatto l'idea che non serve avere al collo una medaglia per essere più ottimi atleti, così come non serve necessariamente essere i leader del settore per essere degli ottimi professionisti. La stessa cosa l'ha detta con parole molto più belle la personalità che io preferisco dell'intero panorama sportivo mondiale, che è quel genio di Julio Velasco. Chi sa chi è Julio Velasco? Ok. Chi non sa chi è, non abbiamo tempo qui, si informi un attimo, lo cerchi. Si vergogni un pochino, sì, va bene. Però cercatelo, garantisco io per lui. Allora, Velasco è un grandissimo uomo, è una grandissima persona, è un grandissimo allenatore. Vi faccio un minimo di contesto. Lui è allenatore di pallavolo. La pallavolo italiana, da che inizia, da che esistono le Olimpiadi, non ha mai vinto un oro olimpico, maschile o femminile. Lo stesso Velasco ha vinto l'argento con la squadra maschile, che poi l'ha vinto anche in edizioni successive. La squadra femminile non è mai nemmeno arrivata in finale alle Olimpiadi. Questo è importante perché? Perché la stampa italiana, altra grande eccellenza, a ogni Olimpiade che cosa fa? Vabbè, quest'anno la nazionale maschile di pallavolo è campione del mondo in carica, campione d'Europa in carica, è l'anno giusto, vinciamo l'oro, ok? E la stessa cosa succede anche a me, cioè io pongo gli obiettivi dell'anno e mi dico, se tu non raggiungi quel preciso obiettivo, allora è un fallimento, ok? Abbiamo spesso, cioè a me succede di fare questa associazione. E Velasco quest'anno è stato chiamato a allenare la squadra femminile italiana di pallavolo. La squadra ovviamente è molto forte, ha un allenatore molto in gamba, arriva in semifinale, vince e già questo sarebbe un record, ok? Intervistano Velasco che nell'intervista a Eurosport ha detto questo, ve lo cito.
la pallavolo italiana e anche il giornalismo deve smettere di parlare dell'oro che manca. Secondo me è deleterio per la squadra maschile, è deleterio per il movimento, è deleterio per tutto. Si vede sempre quello che manca. È uno sport tutto italiano guardare sempre quello che manca. L'erba del vicino è sempre più verde, gli altri sono più bravi, gli altri hanno questo, hanno quello. Io credo che sia una filosofia di vita che non va. L'oro olimpico, quando arriverà, arriverà. Ci sono tante squadre forti, si può vincere, si può perdere, l'importante è dare il massimo. Ecco, io non credo che serva aggiungere altro a Velasco. Vi lascio questo spunto con l'inciso che la squadra femminile di pallavolo italiana e Velasco quest'anno loro se lo sono portati. Il terzo flash che vi lascio è questo, sicuramente l'avrete visto anche voi perché è diventato un meme virale, è il famoso tiratore turco con la pistola. Okay? Chi l'ha visto? Perfetto, grandioso, bellissimo. Allora, anche qui un minimo di contesto. Disciplina di tiro al bersaglio con la pistola. Questi sparano da 10-50 metri a seconda della categoria. Hanno un bersaglio che è largo più o meno una spanna, ok? Quindi la gara si gioca sui millimetri, ok? A volte anche meno. E questi quindi si presentano con tutta una serie di attrezzature, ovviamente la pistola, le cuffie per il rumore, delle lenti particolari da mettere davanti agli occhi che aiutano la mira e questi tutoni, non so se li avete visti, questi tutoni di pelle, perché se li mettono con un caldo boia dentro a sto palazzetto a tirare? Perché è per stabilizzare la parte superiore del corpo, perché il tuo respiro e il tuo battito cardiaco fanno muovere impercettibilmente il braccio e in una gara che si gioca sui millimetri questo è fondamentale. Lo fanno tutti, tranne il nostro eroe. Ok? Questo si è presentato con la sua t-shirt, occhiali da vista, banalissimi tappi per le orecchie, mano in tasca, pancia da uomo esperto, mano in tasca. E uno dice, vabbè, è arrivato ultimo, argento olimpico. Ok? Allora, che cosa possiamo imparare noi da questa cosa? Possiamo imparare innanzitutto che a volte presentarti per come sei è la tua arma migliore. E possiamo imparare anche che se tutti gli altri usano determinati strumenti, non è detto che siano gli stessi che servono a te. Io ho un po' questa sindrome che hai visto questo software bellissimo? E io arrivo a casa, me lo preparo, me lo guardo, me lo curo. E se poi non riesco a usarlo, mi sento anche una merda da andare guarda che a me non piace molto, ok? E questo lo dico perché sono importanti gli strumenti che scegliamo. E se uno strumento non ti piace, non sei obbligato a usarlo. Non ti arriva Chiara Battaglioni a casa col tesserino, con il fiore dei professional organizer. Devi seguirmi in centrale. Perché? Cosa fa? Non usi Notion, vieni con noi. Spero di no. Ok? Quindi, non ancora. Quindi, utilizzate gli strumenti che vi servono. L'ultimo spunto, perché sono un copy e quando qualcuno scrive qualcosa ci faccio caso, Gianmarco Tamberi. Allora, Gianmarco Tamberi, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, cosa succede? La fede nuziale si sfila dal dito, rimbalza sul parapetto della barchetta dove stava e si va a fare un viaggio nella Senna, che a confronto Smigol e l'anello del potere proprio. Ciao. Ok? Allora, che cosa succede? Che Tamberi pubblica un post su Facebook dove chiede scusa alla moglie e aggiunge queste parole. Rimarrà per sempre l'anello nuziale, per sempre nel letto del fiume della città dell'amore. Se tu vorrai, lanceremo anche la tua in quel fiume.
così che loro staranno per sempre insieme. Loro. Ecco, noi freelance, secondo me, siamo tutti un pochino così. Belli combattivi, belli tosti, un po' matti e soprattutto tanto, tanto, tanto paraculi. Un'ultimissima cosa. Io vi ho parlato di Olimpiadi, domani si chiudono le Paralimpiadi. Ora, se volete darvi un'iniezione di cose belle, sceglietevi uno sport, atletica, nuoto, tiro con l'arco, badminton, okay? Ping pong, e guardatevi qualche video delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi. Io vi faccio una domanda. Può, secondo voi, un uomo senza gambe, senza braccia, nuotare 50 metri a dorso in una piscina più veloce di voi? Spoiler? Sì.